Arsenal contro Manchester Pirri, già scintille qui alla Futura Sales, in palio il primo posto, se lo Arsenal vince praticamente a mezzo piede già ai quarti, staremo a vedere se il Manchester sarà d'accordo. Siamo pronti? Partiamo! Le due formazioni, iniziando dalla squadra Arsenal, che si schiera con Carboni, Sirigu, Deidda, Muscas, Loddo e Arraiz. Dalla parte opposta il Manchester Pirri, ha in porta Satta, poi Medas, Pagliero, Secci, Azzeni e Tuveri. Nel frattempo attenzione all'attacco dello Arsenal col palo destro, sinistro, pardon, clamorosamente colpito da Deidda, botta sicura, dopo pochi secondi subito emozioni. Attenzione a questo bel pallone messo per il vantaggio del Manchester Pirri. Quando siamo giunti esattamente al secondo minuto di gioco, l'autore del gol del vantaggio tratta di Medas. E c'è il gol del raddoppio! Matteo Azzeni, 2-0, mina da fuori da parte del presidente del Manchester Pirri, conclusione che si è insaccata alla destra di Luca Frau, che chissà, forse non ha visto partire il tiro. 2-0, l'apertura è per Muscas, che va giù, tutto regolare secondo quanto dice Cabras. Azzeni, la bella giocata per Medas, che conclude Frau a dire no. Certamente questo risultato riaprirebbe un pochino i giochi in vista dell'ultima giornata. Intanto attenzione allo Arsenal che attacca, lo fa però in maniera del tutto inefficace, anzi attenzione adesso al contropiede del Manchester con Azzeni che la gioca per Pagliero, limite all'area di rigore, la giocata per Medas, Ruben Medas, 3-0 per il Manchester Pirri. Gran giocata quella di Ruben Medas, che ha alzato un arcobaleno su Luca Frau in uscita. 3-0 per il Manchester e siamo appena all'ottavo minuto di gioco. Intanto attenzione a Satta che esce dai pali, esce anche dalla metà campo, punta all'area di rigore, ne entra in questo momento Frau a dire di no. Tanto attenzione al gol dello Arsenal, esattamente con Matteo Loddo che dal limite dell'area di rigore riduce le distanze piazzandola nell'angolino destro, 1-3. La palla giocata per Deidda, errore in fase di impostazione da parte dello Arsenal. Medas scatenato, si allarga sulla destra, ancora lui, strepitoso Ruben Medas, Frau altrettanto bravo. Azzeni si allarga sulla destra, se ne va molto bene, già limita l'area di rigore, la mette in mezzo Medas, il miracolo clamoroso, poi Medas dopo la ribattuta di Frau, il pallone è rimasto lì, più facile farlo che sbagliarlo. Medas però è riuscito a colpire la traversa. Andrà Sirigu, la distanza non è poca. Prova Sirigu, conclusione violenta ma la quale ha peccato la precisione. Secci. Secci per Medas, conclusione respinta da Frauk. Medas intanto, attenzione, area di rigore. Toccato ancora Medas, Ruben Medas, 4-1, errore però di Sirigu, che non ha allontanato la sfera, sfera che è tornata in possesso del bomber del Manchester, che da due passi non ha sbagliato anche grazie all'ausilio del montante di sinistra. 4-1. E allora attenzione a Secci, clamoroso, anzi no, era Tuveri, clamoroso per lo destro, ma lo Arsenal sta sbandando ancora Tuveri dal lato destro in area. Sfera adesso per Jordi Deidda, però sbaglia, può partire l'ennesimo contropiede del Manchester con Secci che la gioca per Tuveri, palla lì, Manuel Secci, 5-1 per il Manchester Pirri.
Secci che è partito in contropiede, ha dato la sfera per Tuveri, leggermente largo sulla destra, conclusione respinta da Frau, respinta però non benissimo, Manuel Secci è arrivato per primo e da due passi non è stato un problema. 5-1 per il Manchester quando ormai sta chiudendo la prima frazione. Intanto lo Scarsenal chiude il primo tempo in avanti, ma non lo chiude buttando la palla dentro. Finale della prima frazione, quella futura, il Manchester Pirri conduce per 5-1, una prestazione solida, importante, tutto il contrario per lo Scarsenal che non si è fatto trovare pronto dopo la bella vittoria di venerdì. Azzeni, palla per Medas, Ruben Medas, 6-1, gran giocata ancora una volta quella del pivot del Manchester Pirri, che non ha sbagliato. Tanto Pagliero scappa sulla destra, poi apre il gioco per Ruben Medas, Luca Frau. Ruben Medas limita l'area di rigore, la conclusione rimpallata ancora Medas, però area di rigore, lato destro, ancora lui, Ruben Medas. C'è solo lui dalla tre quarti in avanti. Stanno trovando diverse difficoltà i giocatori dello Scarsenal a fermarlo. Scarsenal che usufruisce adesso di un calcio di punizione, pronto De Ida. Conclusione molto centrale, Satta comunque non si è fidato, ha respinto a mani aperte. Adesso Secci, palla nel mezzo, proprio per Secci, chiedo scusa. Passaggio che era stato Tuveri, se non ho visto male. È chiaro che sul 7-1 anche il morale viene un pochino meno. Intanto c'è uno sfortunatissimo autogol di Michele Arrais su pallone messo in mezzo da Filippo Tuveri. Adesso attenzione a Muscas che entra in area dalla destra, la mette in mezzo. Secci, la battuta del corner, pallone per Medas, quindi ancora Secci, Frau, Ruben Medas. Tanto per cambiare, Ruben Medas. Azzeni ci prova lui da fuori, Frau in qualche modo. Muscas sbaglia tutto, Azzeni per Medas, limite all'area di rigore, la tocca poi per Pagliero, ancora Medas, area di rigore, palo e poi Mirko Pagliero. 10-1 per il Manchester Pirri, la giostra del gol con una sola protagonista, il Manchester. Ruben Medas prova ad accelerare e ci riesce. Adesso contro Muscas, lo punta. Pallone per Pagliero, ancora lui. Medas, limite all'area di rigore. Ancora Medas, Frau in qualche modo e poi allontana. È finita adesso sia nel campo a sette sia qui. Buona la seconda, è proprio il caso di dirlo, per il Manchester Pirri che scavalca lo Scarsenal in classifica, vola a quota a 4 punti e guarda al futuro con una serenità importante. Per lo Scarsenal, dopo il buon esordio di venerdì, c'è qualcosa, forse anche più di qualcosa, da rivedere. In compagnia di Matteo Azzeni, al termine di questa bella e vittoriosa uscita contro lo Scarsenal, allora Matteo, con un Ruben così si sogna? Forte forte, Ruben è un giocatore che ci può far sognare in questo torneo, è fortissimo, ce lo teniamo stretto e confidiamo in lui per vincere il torneo. Senti, io la partita non l'ho vista, cos'è che non è mancato la settimana precedente con i mezzi unici? Non siamo riusciti a tenere il risultato perché la partita la stavamo facendo noi, però non abbiamo portato a termine la vittoria perché non siamo stati cinici davanti alla porta e ci hanno recuperato negli ultimi minuti. Volendo essere critici, Matteo, e ce ne vuole per esserlo, c'è qualcosa che non è andato in questo 10-1, forse solo quel gol preso? Il gol preso e potevamo farne molto molto di più. C'è stato un gran portiere che ha risposto bene ad alcune azioni e le altre le abbiamo messe tutte dentro, di più non potevamo fare. Perfetto, grazie Matteo, in bocca al lupo per il proseguo, grazie.